Benvenuti ancora una volta all'archivio del signor Santilio. Industria Tricolore vi presenta una monografia dedicata alla Comic Art Games, publisher evanescente nella storia dei videogiochi, durato una manciata di mesi e che ha lasciato dietro di sé cose tutt'altro che memorabili. Ma da dove nasce questa meteora? A dirla tutta, Comic Art Games è una costola estratta da un corpo che rappresenta la storia dell'editoria italiana dedicata ai comics. Le edizioni Comic Art nascono nel 1965 e coprono un arco temporale che arriva sino al nuovo millennio. L'editore, infatti, chiuderà nell'anno 2000. Durante la sua attività, la Comic Art raccoglierà le licenze di pubblicazione dei più importanti comic stranieri, facendo da tramite per la distribuzione in Italia persino dei comics Made in Marvel, una serie di successi che portò alla creazione di un periodico con lo stesso nome dell'editore che raccoglieva strisce di vari autori e storie inedite di grandi classici, tutti presentati a colori e su carta di alta qualità. Purtroppo il decennio degli anni 90 vede una pesante flessione nelle vendite, dovuta principalmente all'ascesa degli Albi Bonelli, per i quali comunque Comic Art curerà delle versioni deluxe in questo stesso decennio, e soprattutto dalla decisione di Marvel di pubblicare direttamente in Italia, senza passare da concessionari. Rinaldo Trani, patron del gruppo, deve diversificare l'offerta. Guarda ai nuovi mercati, cerca un modo per massimizzare i profitti provenienti dalle licenze storiche che ancora gli rimangono, malauguratamente un po' appannate in termini di carisma. Forse nota che Simulmondo e Bonelli stanno facendo soldi pubblicando avventure dinamiche in edicola con cadenza mensile, giochi creati sfruttando un motore che consente un rapido aggiornamento dei contenuti e che usano come richiamo personaggi adorati da folle di appassionati. Val bene fare un tentativo allora. Ci sono fumetti che sono rimasti nell'immaginario collettivo di persone che nemmeno li hanno mai sfogliati, entità solide della cultura pop come Flash Gordon, la canzone dei Queen e il trashissimo film hanno contribuito a traghettare il personaggio ben oltre l'obsolescenza della sua platea originale, oppure Mandrake, che negli anni 80 era sinonimo di virtuosismo. Brand che non si potevano fregiare di un videogioco, terreni inesplorati, buchi di un mercato grasso che andavano riempiti e messi a disposizione del pubblico tramite la rete di distribuzione più capillare che si potesse trovare in quegli anni in Italia. L'edicola. D'altronde, chi meglio di un editor che aveva distribuito i più grandi fumetti della storia poteva conoscere le edicole? E via, ecco che in edicola compaiono al prezzo di 9.900 lire Mandrake, l'ombra del cobra, Flash Gordon, il rapimento di Dale, l'Eternauta, gli invasori della città eterna e Yellow Kid, avventura a Luna Park. Tutti pubblicati nel corso del 1994, tutti prodotti da Holodream, azienda italiana che è arrivata a contatto persino di Sony e Team 17. Prima di passare alla disamina del materiale elettronico vero e proprio, vale la pena spendere qualche parola sulla presentazione fisica del prodotto e, visto che si tratta di giochi in diretta concorrenza con quelli Simulmondo, va fatto anche un piccolo parallelismo fra le due offerte. I giochi Simulmondo venivano distribuiti per Amiga e PC ed erano racchiusi in un astuccio di cartone colorato, riportante le splendide copertine del fumetto a cui l'avventura si ispirava. All'interno si trovava un piccolo libricino, fatto dalla stessa carta degli albi, riportante una piccola striscia originale scritta per il gioco, il manuale di istruzioni e la soluzione dell'avventura del mese precedente. Ovviamente c'erano i dischetti di gioco e una volta racchiuso tutto il materiale nell'astuccio si aveva una piacevole sensazione di prodotto rifinito e ammiccante al fumetto. I giochi Comic Art, invece, venivano distribuiti in confezioni sciatte. Un supporto di cartone grezzo faceva da riscontro al libricino, di carta patinata però, sul quale era appoggiato il disco di gioco solo PC. Il tutto era tenuto insieme dal cellophane. Spesso gli edicolanti li esponevano sotto il sole e tenuti negli espositori da barrette di ferro o elastici. Il rischio di portarsi a casa un dischetto danneggiato era reale. Questo che può sembrare, specie nell'era moderna del Digital Library, un aspetto marginale va visto e valutato, guardando il prodotto dal punto di vista del consumatore a cui si puntava. L'appassionato di fumetti e in seconda battuta videogiochi, una categoria che faceva del collezionismo, della catalogazione e della conservazione delle opere una ragione di vita. Ma torniamo all'offerta ludica. I quattro giochi in esame sono fondamentalmente variazioni dello stesso canovaccio, avventure dinamiche con elementi di avventura grafica, ovvero fasi action e puzzle solving basato sugli oggetti raccolti, sapientemente, diciamo, mixati, per creare un prodotto che riuscisse a risaltare sia le geste eroiche dei personaggi, sia la loro proverbiale sagacia, almeno in teoria.
Mandrake the Magician, creato da Lee Falk nel lontanissimo 1934, sfrutta soprattutto la sua intelligenza nel risolvere intricate indagini che, volente o nolente, lo coinvolgono sempre, spesso in soccorso di giovani fanciulle in pericolo. In questo gioco è chiamato a salvare il suo fedele aiutante nubiano, Lothar, caduto nelle mani del suo arcinemico, il Cobra. È molto probabile che questo gioco rappresenti il primo software prodotto da Holodream per Comic Art. Esso possiede l'ossatura di base degli altri, ma ha qualche feature in meno. Ad esempio, il puntatore del mouse non cambia forma quando il giocatore lo sovrappone ad un punto interattivo, ad eccezione delle uscite dello schermo. Questo si traduce in una difficoltà nella fruizione del gioco, che costringe il giocatore a cercare l'interazione del tutto a caso sui fondali. Gli elementi interattivi non sono evidenziati in alcun modo e spesso sono impastati nei fondali, rendendo il pixel hunting un vero incubo. Il gioco propone anche una blanda componente action, che fortunatamente non rappresenta il piatto forte, in quanto il rigido sistema di controllo e la disposizione dei comandi, spalmati in aree della tastiera incompatibili con le mani dell'essere umano, le avrebbero rese ulteriore elemento di frustrazione. Nota finale: si può saltare, ma non c'è l'ombra di una piattaforma o un abisso da superare. La grafica degli sprite è buona, anche se Mandrake sembra aver messo su un po' di pancia. I fondali meno, la musica si limita ad un loop ripetuto all'infinito. La storia è sbrigativa e poco sviluppata, il tutto si ambienta in una manciata di location e gli enigmi basati sulla collezione di chiavi e ricerca di hotspot invisibili fanno da pietra tombale su un'offerta ludica già ridotta ai minimi termini. Flash Gordon venne creato da Alex Raymond nel 1934. Il protagonista è da sempre supportato dall'amico Dr. Zarkov e dalla bella Dale Arden. Il nostro eroe è impegnato nella lotta contro il malvagio Ming per la riconquista del pianeta Mongo. Curioso notare come in Italia venne originariamente importato con il nome di Gordon Flash sulle pagine dell'avventuroso. Proprio Dale è il pretesto per calare Flash Gordon in questa nuova avventura. Il gameplay viene stavolta introdotto dalle pagine del fumetto, malamente scannerizzate al punto da risultare fastidiose all'occhio che tentasse di leggerle. Il gioco parte e capiamo subito che siamo di fronte ad un reskin di Mandrake, ma con un'ossatura di gioco leggermente più votata all'azione. Dragoni volanti e pipistrelli si parano fra noi e l'obiettivo. Abbiamo a disposizione i virili cazzottoni di Flash per abbatterli, ma le collision boxes dei nemici faranno in modo che essi non capitolino mai senza averci provocato un inevitabile danno. Fortuna che il game designer, conscio di questa pecca, abbia deciso di spargere in giro per le poche locazioni disponibili oggetti in grado di restituirci alcuni punti vita. È anche possibile usare una pistola, che si attiva premendo F1, e saltare. Anche in questo caso non si sono mai presentati ostacoli che ci invitassero al balzo, senza particolari altri problemi fino alla conclusione del gioco. La grafica prevede un riconoscibile ma imborsito Flash Gordon, nemici generici e fondali discreti, accompagnati dal solito solitario loop musicale e tenuti insieme da una struttura di gioco che, almeno stavolta, non risulta frustrante e che al secondo tentativo ci avrà già traghettato verso il finale, lasciandoci alle spalle la bellezza di 15 minuti di gioco. Per usare un eufemismo, diremo che la longevità è mal calibrata. Non il peggiore della serie, ma non per questo meno perdonabile degli altri. L'Eternauta era un fumetto sci-fi di origine argentina, creato da Héctor Oesterheld nel 1957. Viene ricordato come un fumetto dalla spiccata vena di denuncia sociale. Oesterheld immaginava un paese messo in ginocchio dalla dittatura e sull'orlo del default finanziario. Lo stesso autore è morto in circostanze che hanno fatto pensare ad un omicidio politico nel 1977. Purtroppo il gioco non approfitta della profondità e della classe del materiale originale e si limita a portare l'Eternauta a Roma, pensate un po', e metterlo di fronte a generici alieni, facenti base nelle catacombe cristiane della città eterna. Gli alieni hanno la capacità di tramutare gli esseri umani in pietra e l'Eternauta si unirà alla resistenza italiana per intraprendere un viaggio ultradimensionale teso all'annientamento del quartiere generale nemico situato nel passato. L'iconografia dell'Eternauta prevede un uomo bardato in un'abbondante tuta scura e protetto da una specie di maschera da scuba diving. Nulla a che vedere con sgargianti tutine attillate o frac da mago che potessero aiutare i grafici nella caratterizzazione dello sprite di gioco, che, infatti, risulterà un panciuto signore in completo nero. Gli altri elementi prevedono alcune Alfa 75 messe per strada per definire lo scenario romano, le catacombe e degli alieni fucsia che sembrano essere usciti da un B-movie americano degli anni 50. Insomma, anche sotto questo punto di vista, il materiale originale scuro e dai tratti pesanti viene sacrificato sull'altare della standardizzazione dell'engine di gioco.
Il sistema di controllo è mutuato dagli altri titoli, ma almeno si è cercato di spostare il tasto di fuoco in una posizione più ergonomica e il puntatore del mouse diventa finalmente intelligente. Infatti ci fornisce indizi sugli hotspot interattivi dello scenario. Ovviamente si salta, ma senza che ve ne sia anche qui alcun bisogno dal punto di vista ludico. Stavolta le note dolenti provengono dal bilanciamento della difficoltà. Nel tentativo di dare una connotazione più action a questo prodotto, il designer decide di imbottire lo scenario con le minacce aliene, fornire immediatamente al giocatore una mitraglietta e ben 3 caricatori pieni, ma di aumentare la tensione centellinando gli oggetti di ripristino della salute. Questo lecito tentativo di rendere il gioco più adatto per l'utenza appassionata di giochi d'azione si scontra duramente contro i difetti strutturali del rigido e poco responsivo sistema di controllo e problemi di progettazione abominevoli come nemici troppo bassi per essere colpiti con le armi a distanza e nel contempo immortali se affrontati corpo a corpo. Combattimento corpo a corpo, del resto, che, similarmente a quanto accadeva in Flash Gordon, non può essere messo in atto senza subire danno. Aggiungiamoci i punti di ingresso del personaggio, al seguito del varco di una porta che lo catapultano nel mezzo di 4 nemici senza possibilità di evitare il danno se non uscendo e rientrando nella stanza con la speranza di beccare uno spazio vuoto nelle meccaniche di routing dei nemici. Anche questo gioco risulta essere dunque assolutamente trascurabile, ma a differenza di Flash Gordon, ad esempio, sembra addirittura non testato, non completabile. È una sensazione sgradevole quella di perdere contro un gioco rotto. Dulcis in fundo, è proprio il caso di dirlo, The Yellow Kid è un personaggio che da solo rappresenta un patrimonio culturale, creato nel lontanissimo 1895, ed è stato il mezzo che ci ha poi consegnato il fumetto per come siamo abituati a conoscerlo adesso. Richard O'Cole introdusse una delle novità che ancora oggi definiscono il fumetto. Infatti The Yellow Kid è stato il primo che ha dato voce ai suoi protagonisti tramite il cosiddetto balloon, la nuvoletta che contiene i dialoghi. Al di là di questo dato di natura tecnica, le avventure di Mickey Duggan, il ragazzo in giallo, per l'appunto, narravano la storia di questo irrequieto pargolo alle prese con marachelle e situazioni rocambolesche, tese a fornire un semplice ed immediato svago al lettore. Holodream stavolta fa un lavoro discreto, decide di calare un curatissimo spread di Mickey in un contesto cartunesco, aderente per lo più alle avventure moderne del personaggio, e fornire un semplice pretesto al giocatore. Yellow Kid deve recuperare 3 monete per acquistare un biglietto che gli garantisca l'ingresso al Luna Park. Tutto qui. Stavolta l'ago pende decisamente verso l'avventura grafica. Le fasi action sono solo 2, comunque legate al contesto e semplici da eseguire, rappresentando un diversivo di rottura con binomio esplorazione e raccolta oggetti dell'ossatura di gioco. Stavolta il salto serve, e questo rappresenta un altro elemento che dimostra una maggiore rifinitura del prodotto. Non siamo nemmeno lontanamente dalle parti di LucasArts o Sierra, ma stavolta il gioco offre un'onesta mezz'ora di avventura in compagnia di buona grafica, sistema di controllo adeguato, infatti non si spara, e enigmi casual. Senza dubbio il migliore del quartetto. Giocare a questi giochi è stato difficile, a tratti frustrante, ma giudicarli sulla base dei dati raccolti durante i gameplay sarebbe profondamente ingiusto. Questi sono esperimenti, coraggiose spedizioni improvvisate, mandate ad esplorare il tumultuoso e crescente mercato dei videogame. Publisher di videogiochi spuntati dal nulla per cavalcare una promessa d'opportunità e che si sono trovati a fare impresa in un paese dove il modello di impresa stessa era dannatamente incompatibile con quello che è il game design. Comic Art Games ha inoltre avuto il difetto di provare ad inserirsi nel mercato dei giochi episodici distribuiti in edicola, proprio nel momento in cui Simulmondo lo aveva saturato e spremuto ben bene. Di lì a poco questo modello si sarebbe esaurito, il mercato sarebbe cambiato ancora una volta, i costi di sviluppo sarebbero diventati insostenibili, sancendo definitivamente la fine del pionierismo a 16-bit. Sui dischetti delle pubblicazioni Comic Art Games campeggiava il numero 1, a simboleggiare che essi sarebbero dovuti essere soltanto la prima uscita di una serie episodica, non prevedendo il destino avverso. Comic Art Games ha comunque il merito di averci lasciato il pretesto per incuriosirci su 4 icone del fumetto, di studiare e conservare un'esperienza industriale, di guardare un AAA o un indie appena installato sul nostro performante hardware moderno e capire come siamo arrivati fin qui.